L'Istituto Italiano di Cultura di Mosca è una parte della rappresentanza diplomatica italiana e quindi del Ministero degli Affari Esteri. Siamo un'organizzazione governativa, ma le nostre porte sono aperte a tutti. Siamo felici di accogliere gli ospiti alle nostre manifestazioni culturali, che sono gratuite e si svolgono in russo o in italiano. Chi conosce Manzoni? Di persona? Il programma dell'Istituto è variegato e propone film che sono stati proiettati nei festival cinematografici italiani, mostre, spettacoli teatrali e concerti che avvicinano il pubblico alla cultura italiana, sia classica sia contemporanea. La terza domanda: quante persone fanno parte del gruppo Maneskin? Через современную культуру мы обучаем студентов наших языковых курсов. Цель методики института — научить языку, на котором говорят итальянцы сегодня. Наши педагоги доводят студентов до самых высоких уровней, а прийти учиться к нам можно с нуля. Гвазьендо. Дзио, скажите. Дзио. А, начните с буквы Д. Дзио. Дзио, вот. Адзиенда. Адзиенда. Перфекто. Lessico familiare, notate, non familiare, ma familiare. Qualcuno di voi si è chiesto perché la Ginzburg abbia scelto proprio questa delle due forme? In italiano sono attestate entrambe le forme. Il fondo librario della biblioteca dell'Istituto conta più di 8.000 volumi, da rare edizioni dell'Ottocento fino alle opere dei vincitori dei premi letterari degli ultimi anni. Potete venire a prendere questi libri in prestito, oppure leggerli nell'accogliente sala di lettura dell'Istituto, o ancora leggerli online. Il catalogo multimediale della biblioteca contiene migliaia di audiolibri e ebook. L'Istituto Italiano di Cultura si trova nel centro di Mosca, in un palazzo costruito dall'architetto Lev Kiekushev in stile Art Nouveau moscovita. Vi aspettiamo per scoprire insieme la cultura italiana.